Ciao ragazzi, un argomento interessante, anzi due, in questo video si divide in due tonconi. Uno, Iliad, che lancia una nuova idea, ti regala un giga perché c'è stato l'aumento di roaming. La situazione Vodafone con i 99 centesimi famosi, come avete detto tutti, essere esterrefatti da questa cosa da psicologo, diciamo, che Vodafone ha fatto col discorso dei 99 centesimi, se rimani senza credito. E Plintron, chiarimento definitivo nella seconda parte del video su Plintron, che è un enabler, tanti me lo chiedete, tanti ancora non hanno le idee chiare, cercherò per l'ennesima volta di spiegarvi bene cos'è Plintron e cosa arriverà dal 18 marzo, questa ennesima rivoluzione di questo operatore barra enabler di virtuale anche lui, che sta arrivando. Ma prima, marchio di fabbrica, siete super tecnicamente fantastici, come Virtual Link, che mi ha chiesto il saluto, e Fabio Greco, che è stato il più veloce, che arriva per primo in questo video. Super saluto nel prossimo video, arrivo sempre nei limiti del possibile, Facebook, Instagram, voi scrivete ovunque, Telegram, io arrivo sempre con le notizie, 4K iTech di Original, sempre qua, tariffe, recensioni, eccetera, eccetera, sempre qua, grazie dei like, campanelline, iscrizioni, like importantissimi, continuate così. Volevo parlare innanzitutto del discorso Iliad, molto semplice. Allora, c'è stato un aumento del roaming a 0,18 centesimi, parliamo del roaming internazionale sul caso di utilizzo fuori dal territorio italiano, e Iliad ha pensato bene e in maniera trasparente di fare una semplicissima cosa che ha reso felici i propri clienti: regalare un giga in più all'estero, quindi 3 giga al posto di 2 per un aumento. Pensate che poi non va a toccare la vostra tariffa, non è che voi avrete un aumento della tariffa da 5,99 in su, o da 6,99 diventa 8, o da 7,99 diventa 8,99. È un aumento del costo roaming se utilizziamo in roaming la tariffa, che poi per chi non va all'estero, per chi ci va poco, chi se ne frega, voglio dire una cosa che poi non ci va neanche a toccare tantissimo, un pochino, per chi utilizza roaming a 0,18, e loro hanno regalato un giga comunque all'estero in più di utilizzo dei dati in roaming, da 2 a 3, per un aumento che è solo un aumento della tariffa roaming, non è un aumento della tariffa vostra, capite, che va a far salire il prezzo della vostra offerta. Ma siccome c'è stata una piccola modifica sul roaming a 0,18, Iliad vi regala un giga in più, quindi avete 3 giga disponibili in roaming da utilizzare all'estero. Beh, un gesto veramente carino, un gesto veramente trasparente, bisogna dire sempre le cose positive e negative di tutti. Questo è un altro punto a favore di Iliad, che fa capire che dalla parte comunque del cliente, come il canale, dalla parte degli utenti, è giusto così. Chiaramente quando vi deve comunque prendere il credito residuo per la tariffa, ve la prende anche Iliad, non vi regala niente, ha i suoi difetti, deve fare le proprie antenne, le sta mettendo, nessuno regala niente, anche Iliad ha i propri difetti, però queste piccole cose in più fanno sempre pensare che Iliad sia arrivato a portare una rivoluzione positiva da tutti i punti di vista. Ti regala un giga solo perché il roaming è aumentato un centesimo, beh, mi sembra una cosa fatta veramente bene, e quindi promossa questa iniziativa di Iliad. Bocciata invece questa iniziativa di Vodafone, che è un po' da psicologo, nel senso che io non sono riuscito a capire perché, se rimango senza credito con Vodafone e non ho attivo carta di credito Rete Bancario, dove i 99 centesimi sono automatici, alla prima ricarica mi verrà debitato un euro. Se io rimango senza credito, perché questo euro per 48 ore mi farà navigare e parlare ancora per 48 ore. Quindi se io rimango senza credito, sono obbligato a pagare un euro in più? Per forza, vessazione, cioè obbligo, non vincoli, lo dico da una vita, no vincoli, no obblighi, perché? Perché? Perché poi il mercato mi dà ragione, perché sta cambiando tutto, perché poi si ritorce contro e perdete i clienti. Perché obbligare una persona a spendere un euro in più per 48 ore? Dal terzo giorno, se non ricaricate, potete solo ricevere le chiamate, però i primi due giorni vi fregano un euro, vi fregano nel senso, ve lo impongono. Alla prima ricarica tu pagherai l'euro, perché per 48 ore potevi ancora chiamare e navigare. Ma se a me non me ne frega niente, voglio stare senza credito, non voglio navigare, voglio stare due mesi solo a ricevere, devo pagare un euro. Quindi se ho una tariffa, attenzione, da 5,99 o da 6,99 con i 50 giga le chiamate limitate diventa 7,99 se sto senza credito, perché l'euro me lo prendi. Quindi se io per 6 mesi sto senza credito 5 volte, io per 5 volte pagherò 7,99 e non più 6,99, quindi tu mi stai rimodulando un euro d'aumento. A me non mi sta bene, non mi sta bene che mi imponi le cose impositive, imposte, non mi piacciono come vincoli. Tu non puoi imporre a un cliente di pagare un euro per forza se rimane senza il credito, non puoi, non va bene. Gli è stato concesso di farlo, se i clienti se ne vanno, come tanti si sono lamentati, hanno fatto già portabilità e comunque non hanno preso bene questa cosa, hanno ragione, perché non è giusto imporre a una persona, a un cliente,
di pagare 99 centesimi per due giorni, perché tu gli dai ancora la possibilità di chiamare. Quindi fai una mini tariffa di un euro di chiamate Inter per due miserabili giorni a un euro perché lo vuoi tu. Quindi cos'è? Sapete cosa vuol dire? Che voi non dovete sempre stare attenti, vi mettono praticamente l'ansia di non rimanere senza il credito, in modo che voi tentate sempre di ricaricare. Perché sapete che se rimanete senza credito, pam, 99 centesimi. E se quei 48 ore lì non usate il telefono, persi 99 centesimi, se no chiamate e navigate due soli giorni e avete l'euro in più. E la tariffa vostra costa un euro in più. E sai quanti euro gli arrivano con questo meccanismo? Tanti, tanti. Voi capite, vanno a recuperare quei soldi che fanno sugli sconti delle tariffe. È questo che a me non mi piace, la trasparenza e il vincolo. La trasparenza che ci deve essere, che non c'è, è questo vincolo, questa imposizione. Non è giusto, non mi piace, bocciate da psicologo, da neurologo. Bisogna portare quello che ha messo questi 90 centesimi o dal demonio per vedere se è proprio una tattica demoniaca per andare, diciamo, a prendere questo euro e farsi qualche milione di euro per recuperare, oppure se in buona fede c'è qualcosa di da vedere, una bella sedutina, e vediamo perché metti 99 centesimi per darmi 48 ore. Cioè una vessazione, 48 ore, poi l'euro l'hai preso, poi no, puoi stare a ricevere chiamate e ricevere gli sms senza pagare più, ma intanto i 99 centesimi me li dai. Occhio a rimanere senza credito, scatta il senza credito 99 centesimi, non esiste. Quindi voi siete obbligati sempre o a stare con un minimo di credito, un minimo, perché se andate a credito negativo a zero siete fottuti, e quando rimanete al limite del credito capita che prima o poi per un motivo o per l'altro vi scatta il credito a zero, tam! O se no siete obbligati a ricaricare, se no se tenete i 2 centesimi di credito in positivo dovete ma prima o poi quei 2 centesimi spariranno e voi pagherete i 99 centesimi. No, non mi piace, bocciato. Andiamo avanti con Plintron. Assolutamente, Plintron è un MVNE, un enabler, un operatore virtuale. Allora, prima di tutto Plintron è una compagnia che ha milioni e milioni di linee attive nel mondo, è un operatore virtuale. Come esempio pratico è Kena, ok? Però è una compagnia molto più grande perché opera solo sul virtuale, a milioni di linee, è un'organizzazione che fa del cloud, che fa servizi di cloud, che fa servizi di internet, fa tantissime cose a livello business e privati. In più è un operatore virtuale grandissimo, ma è anche un enabler, quindi ha la possibilità di offrire proprie tariffe, ma allo stesso tempo di abilitare altri operatori virtuali con la propria rete, dargli il 4G per dire, tramite Vodafone in Italia sarà così. Quindi doppia possibilità, essendo un enabler. Quindi Plintron arriva in Italia come funzionalità di enabler inizialmente. Rabona e Noitel avranno il 4G Vodafone tramite Plintron, quindi vengono potenziati. Per esempio andrà a far concorrenza a Noverca e Effortel, che sono le due compagnie che riforniscono Uno Mobile, Erg Mobile, che riforniscono Kena, nel caso di Noverca. Quindi capite, i due competitor sono quelli. E Plintron è così un enabler come quei due lì, però fornirà il servizio a Rabona, fornirà il 4G a chi non ce l'ha, lo può dare, può potenziare, può far fare nuove tariffe agli altri operatori virtuali. Quindi gli altri operatori virtuali potranno usufruire delle risorse di Plintron per lanciare il 4G, quindi avere una rete più stabile tramite Vodafone e fare tariffe più convenienti. Ciò non toglie che Plintron è un operatore virtuale a tutti gli effetti, che ha tantissime tariffe a bassissimi costi in tanti paesi e le potrà fare anche in Italia. Le potrà, non le farà subito, le potrà. Può darsi che da aprile-maggio gli viene il pallino, sei mesi dopo lancia le proprie tariffe tramite Vodafone, perché utilizzerà Vodafone come operatore d'appoggio, e lancerà le proprie tariffe. Ma il suo intento in Italia è quello di fare da enabler all'inizio, quindi voi troverete Noitel e Rabona e altri con il 4G appoggiati da Plintron. Quindi voi state utilizzando Plintron in realtà, quando utilizzate quelli, con tariffe convenienti. Poi se avrà la possibilità di entrare con le pro, farà male 7-8 tariffe proprie, le lancerà in Italia a prezzi molto low cost, molto aggressivi, ma al momento non esiste nessuna tariffa di Plintron, capite? Di Plintron stessa, che può arrivare in Italia con delle proprie tariffe. Cioè ci sono delle ipotesi, ci sono le tariffe che già usa in altri paesi, io ve le ho già elencate, che potrebbero essere quelle che lancerà in Italia in un futuro, ma all'inizio sarà solo come enabler, cioè abiliterà, come ha fatto con Rabona e Noitel, le tariffe per altri operatori virtuali
e quindi andrà a rafforzare tutti gli operatori virtuali per andare a fare concorrenza a Keno, Mobile, eccetera. Poi Mobile è nella stessa compagnia di Vodafone, quindi ne subisce un po' meno, ve l'ho già detto. Poi nulla toglie che possa fare anche delle proprie tariffe, perché un operatore virtuale lo fa già in tantissimi paesi, proprio che sarebbero quelle veramente forti, aggressive, ma all'inizio coltiverà i suoi bei operatori virtuali come noi, Rabona, Unitel e altri, muoverà tutto il mercato, farà fare tariffe molto convenienti a questa, li giostrerà e poi quando è il momento lancerà, quando vorrà, se vorrà, magari lo farà dopo 10 anni, dopo un anno, mai, ma io penso che prima o poi lo farà, e non in un lontanissimo periodo, le proprie tariffe. Quindi chi crede che arriva a Plinton e fa delle tariffe proprie, all'inizio non sarà così, è un enabler, vuol dire abilitatore, abilitare in inglese, no? Attivatore di altre linee, do il 4G a Rabona, do il 4G a Noitel, do il 4G a Uno Mobile, che è già sotto Noverca, capite? Potenzio, faccio andare 7-8 operatori virtuali meglio e gli faccio fare 3,99 al mese, 50 giga e chiamate illimitate. Speriamo, forse sto esagerando, ma ci saranno delle sorprese. Poi lancio le mie tariffe se voglio un domani, io Plintro, le lancio, ti posso fare una 5,99 con 100 giga e chiamate illimitate, speriamo. Però potrebbe 190 magari a 6,99, però questo può venire dopo, quindi spero di essere stato chiaro, e è l'ultima volta che lo dico perché l'ho detto veramente tante volte, su quello che è Plintron è questo, è un mostro, diciamo, di un mostro di potenza a livello di operatori virtuali, quindi una conchiglia gigante che raccoglie cosa? Tantissimi operatori virtuali, li abilita, gli dà il 4G, li coltiva, fa lanciare tariffe come un tentacoli, come un polipo che può dare a tutti la linea, no? Che può dare a tutti il 4G, che può abilitare e migliorare altri operatori virtuali, ma è un operatore virtuale se stesso che può anche fare proprie tariffe poi, però andrebbe a fare concorrenza a chi? A quegli operatori che ha abilitato, perché è talmente potente che potrebbe già ricava soldi da questi, potrebbe ricavarne ulteriori ma danneggiare questi, quindi ci vuole un po' di equilibrio, che è una cosa un po' particolare, ma comunque questo è Plintron, un qualcosa di rivoluzionario che sta per arrivare il 18 marzo con le prime attivazioni di Rabona e Noitel, che usufruiranno già di Plintron. Poi vi aggiornerò giorno per giorno su quelle che sono le novità quando si avvicinerà l'arrivo. La numerazione è già stata data, tutti gli operatori virtuali che utilizzeranno Plintron come Rabona e Noitel avranno il 376 come prefisso, quindi voi state già utilizzando in realtà Plintron. Poi quando farà, se vorrà, farà, potrà fare tariffe proprie come fa da altre parti, ce ne saranno veramente da vedere delle belle. Per il resto, grazie come sempre da 4K Tech e da Paolo Guala, ciao, un saluto grande, ciao.